Nuovi arresti a Santa Maria Capua Vetere, due persone in carcere, gli altri ai domiciliari. In cella sono finiti l'ex sindaco della città, Biagio Di Muro, accusato di corruzione e falsità in atti pubblici, e Alessandro Zagaria, imprenditore nel settore della ristorazione. Sotto la lente di ingrandimento dei magistrati dell'antimafia di Napoli ci sono appalti pubblici concessi a ditte vicine al clan dei Casalesi, fazione Zagaria. L'indagine riguarda l'appalto per i lavori di consolidamento di Palazzo Teti, immobile ubicato in via Roberto d'Angiò, confiscato al padre dello stesso sindaco Nicola Di Muro. La gara, che negli anni ha subito vari rallentamenti, secondo l'ipotesi accusatoria dell'antimafia di Napoli, sarebbe stata vinta da un raggruppamento di imprese ritenuto vicino al clan guidato da Michele Zagaria. Già nel luglio del 2015 l'ex sindaco, in carica fino a pochi mesi fa, fu oggetto di una perquisizione. Con l'ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere, finito in carcere, carabinieri e finanzieri hanno arrestato anche il funzionario del comune casertano, Roberto Di Tommaso, per il quale il GIP di Napoli ha disposto i domiciliari. Figura chiave nell'inchiesta della DDA partenopea sarebbe, a giudizio degli investigatori, quella dell'altro indagato destinatario di un'ordinanza cautelare, Alessandro Zagaria, imprenditore ritenuto l'anello di congiunzione tra l'amministrazione comunale e il clan guidato dal boss solo omonimo Michele Zagaria.